Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Minetto. Parliamo sempre in questo periodo di massa muscolare, perché mi avete fatto tante domande sulla massa muscolare, visto che stavo facendo dei video inerenti a questo argomento, e mi avete chiesto se è possibile raggiungere i volumi muscolari che vedete dei soggetti che praticano bodybuilding a livello agonistico. Ecco, a livello agonistico si intende soggetti che riescono a superare il proprio peso corporeo di anche 20, 30, 40 kg con una bassa percentuale di grasso. Bene, ecco, la risposta è no, non è possibile andare a ottenere questi risultati in modo naturale. Tutti questi soggetti che hanno queste masse muscolari così sproporzionate rispetto al loro fisico, con un'eccedenza di massa muscolare, tutto questo è dovuto semplicemente all'utilizzo di ormoni anabolizzanti o fattori ormoni della crescita, che ovviamente sono illegali e ovviamente vanno a portare tante problematiche da parte di chi li utilizza. Magari li potete vedere oggi, non hanno nessun problema, ma c'è in tutti questi soggetti dietro a tutta la facciata che luccica tantissime problematiche. Io ho fatto una serie di video in cui vi faccio vedere le problematiche che vanno per la maggiore, ma sta di fatto che tanti di questi soggetti ad un certo punto devono interrompere l'utilizzo delle loro pratiche perché sono tutti devastati, anche solo da un punto di vista articolare, con grandi difficoltà anche solo poi ad allenarsi per mantenersi in forma. Ma abbiamo già visto che quando si sfocia in quella direzione ci sono delle problematiche anche di natura psichiatrica, quindi io spero che chi stia guardando questo video possa star lontano da queste pratiche che non possono far altro che peggiorare il vostro fisico, soprattutto nel tempo. È vero che magari incominciate a farli, vi vedete subito spissi, grossi, eccetera, 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 ma c'è sempre il risvolto della medaglia. Quindi state lontano, uno, da chi vi propone queste sostanze, e due, voi stessi state proprio lontano da queste sostanze perché non possono che rovinarvi la salute e in alcuni casi portare anche a morte precoce. Quindi state lontani. Cercate di appassionarvi al buon allenamento, all'allenamento vero, senza scorciatoie, perché è sempre il solito discorso, no? Sono delle scorciatoie per raggiungere dei risultati. Che magari uno, chi utilizza queste sostanze tante volte arriva lì perché non ha voglia di mettersi e farsi il mazzo così per ottenere certi risultati, perché preferisce prendere la scorciatoia per arrivare prima dove deve arrivare. Poi la nascondono, ma no, perché anche noi fatichiamo, spingiamo. Balle, perché comunque gli studi dimostrano che utilizzando queste sostanze puoi anche non allenarti al meglio, come tante volte questi soggetti non fanno, ma riescono a ottenere lo stesso grandi risultati. Non a caso, quando vai a vedere questi che utilizzano queste sostanze, nel 90% dei casi non sono neanche capaci ad allenarsi, no? Non programmano, non fanno niente. Invece, chi è natural deve organizzare al meglio gli allenamenti, al meglio l'alimentazione, perché lo scopo è quello di cercare di ottimizzare la propria genetica, quindi cercare di dare il meglio di se stessi per riuscire a portare il proprio fisico al massimo delle proprie capacità. Ma questo è il bello dell'allenamento. Secondo me, ogni giorno mettersi lì ed è una sfida con se stessi per cercare di dare il massimo e migliorare. Questo è fattibile. E ci sono tantissimi ragazzi che hanno ottenuto in questi anni grandissimi risultati, però non sono paragonabili a chi fa l'utilizzo di certe sostanze, perché secondo me sono molto meglio i risultati ottenuti da chi è natural, perché sono risultati più veri, più genuini, ma lo si vede anche con un fisico prettamente più atletico, più sano, con meno infortuni. E potrei continuare a dire veramente tantissimi pregi di chi si allena in modo natural e ottiene grandi risultati. È vero che ognuno di noi ha una propria genetica, ognuno di noi può avere più o meno dei risultati eclatanti, ma se vi allenate, curate l'alimentazione, state attenti a tutto quello che fate, quello che andrete a guadagnarci oltre
a una vita più salutare e anche un modo di vivere votato allo star bene, votato all'allenamento, e potrete essere un esempio anche per i ragazzi che vi vedono allenarvi in palestra. Ecco, voi dovete essere l'esempio sano di chi va in palestra e non i classici bombaroli che sono lì sotto banco, devono vendere le loro sostanze per guadagnare sulla salute degli altri soggetti. Quindi prestate veramente attenzione, state lontano alla larga da questi. Potete ottenere grandi risultati. Che risultati potete ottenere? Avevo già fatto anche degli altri video in cui vi mettevo un po' i risultati che si possono ottenere se siete, diciamo, favorevoli alla crescita muscolare, quindi siete dei soggetti che crescono con l'allenamento in maniera anche rapido, perché ci sono soggetti che abbiamo visto che nelle prime stagioni d'allenamento sono riusciti anche nel primo anno a prendere 10 kg di massa muscolare, no? Poi la media è sicuramente più bassa, soggetti che magari hanno più difficoltà ne prendono meno, 3-4, lì ognuno, come ho detto, ha la sua genetica, però se vi allenate potete sicuramente ambire a ottenere grandi, grandi risultati. Concentratevi, ecco, concentratevi su quello che vi fa ottenere risultati in modo natural. E cos'è che vi fa ottenere risultati in modo natural? Uno, imparare la tecnica degli esercizi, soprattutto gli esercizi fondamentali come la panca, lo squat, lo stacco, le trazioni, il military press, panca stretta, dipale parallele, i grandi esercizi fondamentali. Due, imparate a programmare, ossia cercare di strutturare bene la vostra pianificazione annuale degli allenamenti, dei metodi che sfruttate, andando a ciclicizzare con mesocicli più legati alla forza, a quelli più ipertrofici, o perché no, come vi ho già mostrato, a lavorare con entrambe le qualità attraverso delle strategie coniugate. Imparate a monitorare, a controllare l'alimentazione, imparate a misurarvi per vedere quello che succede sul vostro fisico e io sono sicuro che se mettete in pratica questi punti nel tempo potrete andare a ottenere grandi risultati. Ma è così che andrete ad apprendere un sistema che sarà vostro per tutta la vita. Quindi questo era il video. Chi mi chiedeva se era possibile andare a ottenere dei fisici da bodybuilder, assolutamente non è possibile in modalità natural, ma in modalità natural potete andare a ottenere grandi risultati cercando di esaltare le vostre qualità genetiche. Come sempre, grazie per l'attenzione, continuate a seguirmi, continuate a supportarmi, vedete anche su Instagram, seguitemi. Sono qua veramente ogni giorno per cercare di far appassionare le persone al buon allenamento, insegnarvi le cose vere senza andarvi a raccontare delle balle legate al mondo che circola purtroppo nel mondo, nel nostro mondo, nel mondo del fitness, dell'allenamento, se ne vedono ogni giorno di tutti i colori, di tutti i colori, e là fuori ci sono tanti che sono lì pronti a track, a fottervi. Quindi prestate attenzione, seguite i canali più veri, quelli che non sono lì che devono vendervi le loro putanade, come si dice qua dalle mie parti, ma cercano ogni giorno di metterci la faccia per insegnarvi un qualcosa per star meglio. Un salutone, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!